Cercando di fare un bruciatore a cera, o meglio, uno l'ho già preparato, eccolo qua. Allora, materiale, una lattina qualunque, questa è carne in scatola. Questa una lattina che servirà poi per sciogliere a bagnomaria della cera e delle strisce di cartone, cartone semplice, normale. E il cartone deve avere l'altezza della scatoletta dove verrà inserito. Praticamente il cartone, come si può vedere in questa già fatta, deve essere arrotolato in questo modo. Si può anche fare un rotolo unico, però mi sembra che, vabbè, bisogna vedere a seconda della forma della scatoletta se ci sta meglio tanti rotolini oppure se ci sta meglio un unico rotolo. Praticamente i rotoli vanno inseriti. Chiusi tutti gli spazi, quindi ne facciamo anche un altro. Sta forse un altro. Praticamente pigiano dentro ben bene, vedere che siano tutti più o meno allo stesso livello. Fatto questo, praticamente in una lattina qualunque si sbriciola dentro della cera. Io ho preso, vabbè, un lumino già usato, ma si possono mettere dentro anche pezzi di candela, pezzi di cera avanzata. Si mette praticamente a bagno in un altro padellino pieno d'acqua, che adesso andiamo a vedere. Sposto qua, ma poi la cosa si fa sul fuoco, quindi io ho il mio padellino pieno d'acqua, metterò la cera dentro nella lattina con la mia brava pinza, tengo la mia lattina e la metto dentro a bagno senza che l'acqua ovviamente entri dentro. La lascerò dentro finché la cera diventa completamente liquida. Quando la cera è completamente liquida, la verserò dentro spostiamo questo qua. La verserò praticamente dentro sopra il cartone. Ce ne va un bel po', perché deve proprio riempirsi ben bene tutto ed eventualmente una volta che si sia raffreddato
raffreddata e il livello non è proprio, adesso sentiamo se questa sì, è maneggiabile, va ancora forse un pochettino, rifilata ancora, ce ne va aggiunta ancora un po' perché deve essere proprio a filo a filo. Io ho aggiunto qui in mezzo uno stoppino che avevo, che ho tolto dalla candela che ho sciolto, dovrebbe facilitare l'accensione, ma non è strettamente necessario. Ecco, poi dopo, quando sarà pronto, sarà da provare. Fatto, semplice. Ora sto facendo sciogliere ancora un po' di cera per completare quello che ho già fatto nell'acqua calda. Attenzione ovviamente a non scottarsi. Piano piano già comincia a sciogliersi, anche se in effetti l'ho lasciata in pezzi un po' grossi. Quando è sciolta poi finisco la cera è sciolta, ora la verso sopra e in modo che sia ben rifinito. A posto. Ecco fatto. Adesso bisogna aspettare che si asciuga.